Sentiamo adesso uno dei maggiori fautori di questa importante manifestazione, il governatore della regione siciliana Nello Musumeci. Una festa di popolo doveva essere una manifestazione sportiva, e questa è diventata una festa di popolo. Migliaia di persone, migliaia di bambini provenienti da diversi istituti scolastici dell'isola. Questo è l'esempio concreto di come col buon governo si possa recuperare una struttura pubblica abbandonata, simbolo di degrado, e farla diventare simbolo di rivincita e di riscossa. Ambelia è destinata ad essere una importante stazione di monta, come lo è stata per 150 anni, e al tempo stesso anche un impianto sportivo di valenza internazionale. Ma non finisce qui, abbiamo la possibilità di fare lo stesso lavoro per altri siti pubblici appartenenti al demanio della regione, che vanno recuperati, penso ai siti archeologici, e vanno offerti alla fruizione del popolo. Intanto godiamoci questa bellissima festa, 300 cavalli di diverse razze, tanto colore, tanto sapore, perché abbiamo valorizzato i prodotti dell'agroalimentare siciliana. Ecco, questa è la Sicilia che mi piace, questa è la Sicilia per la quale voglio lavorare per 5 anni. Che significa Ambelia per lei e per tutti noi a questo punto? L'ho detto, Ambelia è un simbolo, è diventato un simbolo. È la casa del cavallo da 150 anni, è un bene della regione, quindi appartiene a tutti. Era abbandonato, alluvionato, bruciato dalle fiamme, oggi torna a rinascere ed è un buon augurio per tutto il resto dell'isola. Sapeste quanti siti abbandonati abbiamo in Sicilia? Sapeste quanto degrado? Dobbiamo lavorare piano piano, abbiamo 5 anni di tempo, abbiamo chiesto, in un anno abbiamo fatto quasi miracoli. Negli altri 4 anni ci stiamo attrezzando per poterli fare. Diventeremo bellissimi? Non mi fare dare risposte politiche.